Medina è andato in campo di sterminio e gli scrivono sulla pelle il numero 81.672. Quel tatuaggio si può anche cancellare, si può togliere, ma quella tragedia, quel tatuaggio è mentale, fisico, tutta la vita. Per questo Medina non parlava, come non parlavano altri. Di fronte a questa enorme, monumentale storia della Resistenza, poi questa è una storia fatta di tante piccole storie private, le persone che fondamentalmente hanno partecipato da vicino alla Resistenza sono rimaste quasi distrutte internamente, perché queste sono cose che non si dimenticano. Credo che segnano un'esperienza di vita. Noi dobbiamo tenere presente sempre una cosa che invece dimentichiamo, sono tutti giovanissimi, cioè tutti hanno 17, 18, 20, 22 anni, 23 anni, quindi tutte persone che sono nate durante il regime. Vuol dire che sono riusciti a resistere intanto interiormente a quella che era l'educazione del regime. Il regime diceva credere, obbedire e combattere. Cioè questa cosa non ce la dobbiamo dimenticare mai. Non si possono impedire agli esseri umani di amare. Anche con la bomba sulla testa non puoi impedire a degli esseri umani di amare. Chi era Ondina Peteani? È molto difficile riuscire a dare una definizione, come dire, sintetica di questa donna. Allora, è una donna, non era una femminista, ma ha sempre combattuto per i diritti delle donne. Questo è un dato che emerge da tutta la sua biografia. Anche quando racconta di come è scappata con altre donne, è riuscita a scappare da Ravensbrück e arrivare poi in Italia, in realtà c'è sempre questa attenzione a chi gli stava di vicino e che era una donna. Ma soprattutto io credo che c'era in lei questo amore per gli altri molto forte, cioè che la portava a fare delle scelte che alle volte sembravano anche delle scelte un po' avventate. Quando adotta Gianni, mi dispiace che il figlio non è presente oggi, lei dice che ha scelto nel befotrofio il bambino più brutto e malato, perché se non l'avesse scelto lei non l'avrebbe scelto nessun altro.